ce l'ho. Stai calma, amore, dai, non stiamo andando in guerra, tranquillo. Ho capito, no, però è un passo importante, scusami, c'ho l'ansia, metti che non gli piaccio. Senti, aspetta, no, come stanno i capelli così? Bene, meglio. Bene. Ma vedi se c'ho le caccole? Ma quali caccole? No, Claudio, controlla se c'ho le caccole, ma che per favore. Amore, amore, stai tranquilla, calma, respira, sei perfetta, sei bellissima. Ok. Stiamo solo andando a conoscere mia madre. Mamma! Salve, buongiorno! Ma! Permesso? Ma! Ma dove sta questo? Mamma! Amore, questi non siamo noi in Umbria? Sì. Questi siamo noi a New York. A New York, che bello. Ma io sono tagliata. Non c'entravi nella cornice. Ciao, ma. Ciao, Palletta, tesoro della mamma, dammi un bacetto. Ma che fai? E dammi un bacio. Se non mi chiamare Palletta, dai! Non si vergogna. Salve, signora, io sono Ludovica. Ludovica, lo so, sì. T'ho vista la fotografia. Sembravi più. Più? Più! Venite di là! Sì. Più che io? No, in modo suo. Prego, accomodatevi, mettetevi comodi, sedetevi dove volete, comodi, stai a fare come fosse a casa vostra. Oh. Oh, ma non mi avete detto niente. Che cosa? E guarda la panza di quella, che me volete far diventare nonna? Ma che, non è incinta, mamma. No, no, vabbè, ma la capisco, signora. No, il fatto è che io sono intollerante al lattosio e quindi mi gonfio con una facilità incredibile. Però vabbè, non lo sapeva, poverina. Poverina? No, poverina nel senso che appunto... Comunque, mamma, noi siamo passati al volo, qui dopo abbiamo pranzo, quindi staremo poco. Perché comunque un po' ormai che sto con Ludovica, te la volevo presentare. Diciamo che volevo presentare le due donne più importanti della mia vita, eh? Certo, sono tutte le donne più importanti della sua vita. Non è vero. Fumate una sigarettina? No, non fumiamo. Ma... Ah già, perché sta ingallata. Ancora. Sono tutte fregnacciate comunque, io ho sempre fumato pure da gravida. E guarda Palletta com'è venuto. Basta sto Palletta. Guardiamo le foto. No, che no, le foto no, mamma, dai. Le foto sì, brava, guarda. Oh, questa è la prima foto che gli hanno scattato. Guarda, si vedeva la testa. Ma che schifo, tutto sangue che schifo. Ma come che schifo? Questa è natura. E poi questa è di famiglia, gli dovevamo far vedere queste cose. Oh. Qua era Ischia invece. Guarda Palletta quanto era carina, sempre con sto pisellone di fuori. Ma dai, mamma, su. La palla destra non gli è mai scesa, mai, eh. La sinistra sono riuscita a fargli ascendere, a destra niente, non ci siete mai riuscite. Ma perché, mi scusi, c'è un metodo? Ma che, Excalibur e basta. No, il metodo è conoscerlo bene, come lo conosco io non lo conosce nessuno. Oh, guarda, guarda un attimo che fotina che ho trovato per caso, com'è capitata casualmente. La stai cercando, ma... Oh, eccola qua, ti è. No. Guarda quanto era bella. Ma che ce fa qua la foto? Tiziana, la sua ex, guarda quanto era. Perché bella. C'è la foto di Tiziana qua dentro? Faceva la modella, lei. Ah, una settimanella. Guarda, portata a casa, guardatela bene. Ma che porta a casa? Guarda, dai, guarda. Sì, certo. La metto qui intanto. Certo, sì, dove vuoi. E invece questa bella ragazza chi è? Sempre una tua ex? Più o meno. È mamma. Non è invecchiata di niente. È vero, proprio di niente niente. Roger, saranno stati i capelli. Sì, ha cambiato i capelli. Sentite, il nome l'avete deciso, il nome del pupo. Signora, io non so come ripeterglielo. A me mi piace tanto Benito. No. Come nonno. Non si può chiamare il figlio Benito. No, no, ma che dici? Ma che dici? Certo. Ma non si era ora comunque, era ora. Perché ragazzi, io all'età vostra avevo già due figli. Come c'hai due figli? Io sono figlio unico, che stai dicendo? Vi ho preso un regalino, Apri lo detti, Hai detto due figli, Grazie, signora, non doveva, veramente. Ah, vedi, un posacenere con la sua foto. Non fumiamo, mamma. Non... Io sì. Chi è qua? Scusate, il lavoro. Vai. Pronto? Mamma mia, non fa altro che lavorare, anche di domenica. Lavoro. Beh, qualcuno ci deve pure pensare ai sordi mentre tu stai appressando la prole, no? No. Signora, allora mi ascolti. Io... Senti, Tiziana. Ludovica. Ludovica. Sì. Tra poco è il compleanno di Palletta, lo sai, sì? Come no? Di cosa gli hai regalato? Allora, io stavo pensando...
di regalargli uno di quegli schermi da gamer da 30 pollici, perché erano un po' di mesi che lo voleva, e allora ho pensato che lei magari potesse rimanere nello stesso ambito e regalargli un mouse e una tastiera, sì. E tu gli hai già comprate queste cose? No, ci vado prossima settimana. Senti, io devo andare un attimo in cucina che devo scaldare le cose. Ah, mi lavo le mani, vengo con lei. Brava. Il bagno? Ci sta. No, dico dov'è? Trovatelo. Sì. Monitor da gay. 50 pollici. Comprato. Vieni qua, che ti insegno a fare qualcosa. Sì. Che sai fare tu? In cucina, dice? Beh, oddio, io so fare delle discrete lasagne. Come fai la lasagna? Allora, per prima cosa stendo bene, bene, bene la pasta. Segreto della lasagna è nel far tirare il sugo. Come fanno a Napoli? Come faccio io. Sì. Poi? E poi ci metto un bel po' di provola. Non ci va la provola. No, vabbè, oddio, no, vabbè, ma proprio poco, perché cioè, è mia madre che... Poi sai fare solo la lasagna. No, però di lasagne stiamo a parlare, quindi... Chi è che parla di lasagne? Buone lasagne. Stavo insegnando a Tiziana. A Ludovica a fare due cose in cucina, perché te vedo proprio deperito, figlio mio, ma te la mangiare. Che deperito? Ludovica fa anzi delle polpette al sugo. Come le fai le polpette? Polpette? Orpette, allora, sicuramente non buone come le sue. Fai tu, Esatto. Però ho un trucchetto. Che il segreto delle polpette è nell'ovo. Ci devi mettere tanto ovo che fa amalgamare. Comunque, come dicevo, noi abbiamo sto pranzo, quindi dobbiamo andare via. Dai, ma questa cosa, andiamo a sto come pranzo. Come dovete andare, scusate? Sì, l'ho detto. Tutta la roba che ho preparato. Ma sono le 10 di mattina, ma poi scusa, te l'avevo detto non pranzavamo qua, dai, su. Va bene, perfetto. Allora devo buttare tutto. Butto tutto. Ma tanto che me frega, poi mi piacciono gli sprechi. No, evviva gli sprechi! No, 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 signora, veramente no. Ma magari prendiamo, facciamo una piccola doggy bag e ci portiamo via. Qualche cosina ce la portiamo infatti, via. Infatti, ho preparato delle cose da portare via. Almeno me lo fai mangiare un po'. Mamma, stiamo un motorino, dai, non possiamo portare roba, madonna. Fatta la roba. Questi me li riportate domenica prossima, Voti. Io vi riempio la settimana successiva, dai. Come domenica prossima, signora? Noi abbiamo un matrimonio. Voi venite qua tutte le domeniche dai 10 ai 15, va bene? Sì, poi vediamo, dai, andiamo. Ciao, sì. Mamma, dai. Sì, andate voi, io tanto resto qua da sola. Sì. In questa casa c'è sempre tanto da fare, da rassettare, da pulire. Sì. Una casa tanto grande, tanto, insomma, ormai avete una vita voi, eh? Sì. E ormai siete in 3, 1, 2 e 3. Sì. Piccolo Benito. Sì. Perché poi dovrò fare pure la nonna, no? Mi toccherà anche questo, eh. Ma io sto qua per questo, perché è il mio futuro, il mio presente, stare in questa casa sola, senza nessuno che mi fa compagnia. Certo, io potrei anche venire al pranzo con voi, con gli amichetti, mi divertirei tanto. No, con noi no. Ma cioè... che c'entro io, no? Non c'entro niente io. Potrebbero venire pure tutti qua a pranzo. C'avrei da mangiare ben esercito, ma... no. Io devo stare da sola qua. Che c'entro io? Niente c'entro. Ecco qua, vedi, c'aveva sempre il pisellone di fuori. Sta palla non gli è mai scesa, incredibile. Ci si prova sempre, pure lei ci prova in tutti i modi. Ora vi faccio vedere un'altra foto in cui all'atto, così vi faccio vedere Sise. Ti piacciono le Sise, sì. Le mie sono belle. Mamma, oi, senti, guarda che noi alla fine siamo rimasti qua. Sì, perché... No, dai, ti prego, non ti metto a farla gelosa, per cortesia. Allora facciamo che settimana prossima vieni da noi e ti faccio la lasagna, eh? No, te la faccio io la lasagna, non ti preoccupare. Non ti incarica, ci pensa mamma tua, va bene? Da giorno, ciao mammi, ciao. Sandro! C'ho bisogno che mi vai a fare la spesa per 9 teglie di lasagna! Mi raccomando! E a ricorda della provola! Lasagna alla procera.
È arrivata lei, è arrivata la suocera a fare la lasagna.